Amici, ho comprato da Amazon un pacco misterioso pieno di Funko Pop. Vediamo quali mi hanno spedito, ma prima, sigla! Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video, come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Zitz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire insieme un pacco. E come potete vedere è ben chiuso perché mi è arrivato questo pacco da Amazon. Allora, ho trovato questa inserzione appunto su Amazon dove diceva che c'era questa mystery box appunto piena di Funko Pop. E ora vi faccio vedere. Il prezzo è un po' altino, nel senso che pagare 50 euro comunque una mystery box così non è poco. Io mi aspettavo che mi arrivasse qualche cosa tipo del genere. Ora vi faccio vedere. Questa è l'inserzione di Amazon e il prezzo era appunto 50 euro. Fortunatamente non mi è arrivata in lunghi tempi, mi è arrivata dopo 2 giorni, perché penso che sia fatta proprio apposta da qualche negozio che la vende e mette i Funko Pop all'interno, o non lo so se direttamente da Amazon. Comunque lo scopriamo adesso, ma prima di iniziare questo video ragazzi, mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. 3 cose per rimanere connessi sul mio canale, sempre tutti i giorni alle 14.30 e alle ore 18. Vi invito a visitare il mio sito, trovate il link in descrizione, www.yolandaswitz.it, perché lì trovate i miei slime, kit per fare slime e tanti altri gadget. Ora cominciamo. Di solito all'interno di queste mystery box mettono sempre dei Funko Pop invenduti, ok? Nel senso che mettono Funko Pop che la gente di solito non compra, perché sono quelli di alcune serie TV o di cartoni o di cose che di solito la gente non compra. Ora vediamo un po'. Ah, c'è la scatola nella scatola. Scatola nella scatola. Attenzione amici. Ah, qua è un po' ammaccata e rovinata. Allora, cioè, non capisco se l'hanno fatta proprio loro. Perfetto. Allora, ho appurato che sono tutti Funko Pop differenti. E ora li prendiamo a mano e li analizziamo e vediamo se ne conosco almeno uno. Speriamo. Se non li conosco, vediamo di conoscerli. Vediamo. 3, 2, 1. Ok, allora. Questo penso sia un personaggio secondario, non so se è principale. Ah no, in realtà no, ho detto una baggianata, è un personaggio principale. Io perché questo qui non lo seguo purtroppo. Penso sia il personaggio principale di She-Hulk e penso che sia proprio lei, Hulk, donna ovviamente. Ed è Jennifer. Sapevo dell'esistenza di She-Hulk, ma non sapevo ci avessero fatto un Funko. Tutti i personaggi di questa collezione qui sono questi. E noi all'interno di questa box abbiamo trovato lei. Non li apro mai, ma questo giro ve lo voglio far vedere. In che senso? Ha la testa che si muove! Ragazzi, ha la testa con l'elastico che si muove, ha la testa aperta, vedete sotto, con l'elastico che si muove e lo stand per mantenerla. Attenzione, sono sorpresa da questa cosa. Questa è il Funko, vedete, con la testa quelle che si muove. Di solito le teste dei Funko Pop sono o fisse o fissate che si muovono e si girano. Questa c'ha proprio l'elastico. Raga, è bella però, posso dire. Devo recuperarlo, a me queste cose diciamo che non è che entusiasmano molto. Non sono molto fan, però adoro, cioè nel senso è fatta benissimo. Secondo, vediamo, prendiamola da qui. Chi è? The Wolf? Bullet Train. Ok raga, io non conosco questo. Non conosco, devo recuperare magari leggendo qualcosa, la trama. Allora, questo qui, Bullet Train, The Wolf, è un film a quanto pare. Vediamo, guarda, cerchiamolo su internet perché io sinceramente non conosco. Ah, ma io mi voglio capire però chi è questo personaggio qui. Allora, perché non mi hanno inviato... C'è scritto Ladybug dietro. È Brad Pitt, ragazzi. Quello dove c'è scritto Ladybug è Brad Pitt. Quest'altro personaggio io non so chi sia.
Ora lo andiamo a vedere chi sono i personaggi di questa di questo film, suppongo. Questo attore, non ne ho la più pallida idea di chi sia. E vi voglio far vedere come la testa è attaccata al corpo. Eccolo qua. Questo è il Funko, vedete? La testa è attaccata e si gira. Fatto molto bene, perché adesso ho visto l'immagine e devo dire che l'attore gli somiglia parecchio, cioè al Funko, l'hanno fatto praticamente uguale. Peccato che non mi hanno inviato Brad Pitt, quello avrei apprezzato veramente tantissimo. Procediamo con il terzo, perché ne dovrebbero essere sei all'interno. Voilà! Eternals della Marvel, attenzione, abbiamo Icaris. Allora, io vi ripeto, non seguo, ok? Però, se sono fatti bene e sono comunque da collezione, ci piace. Eccolo qui, abbiamo questo qui e i personaggi che possiamo trovare di questa saga sono tutti questi. Da quello che posso vedere, anche questo Funko ha la molla. Ma raga, è bello. Mamma mia, guardate come si muove. Questa è ancora più flessibile, la testolina di questo personaggio. È bellissimo, perché io so che molti tolgono i personaggi dalle scatole. Sapete che io sono fissata, i personaggi non li tolgo mai. Questo è il personaggio in questione, che si chiama Icaris, o Icaris, perdonatemi la pronuncia. Bellissimo, però posso dire, tutti i dettagli dell'armatura, degli stivali, del ciuffo bianco, fatto benissimo. Ci sono degli sfondi, c'è uno sfondo, attenzione. Interessante questa cosa, questo dettaglio mi è piaciuto tanto, ragazzi. Singolarmente non so quanto possono costare questi Funko, sicuramente sui 15 euro, 16 euro. Meno non costano, questo è poco ma sicuro. Va bene, ok, bene ma non benissimo. Altri tre, vediamo questo. Che cos'è? Wow, Sabacc. Black Adam, sono tutti film che io non conosco minimamente. Ce ne fosse uno che conosco. Niente, Black Adam, non so che film sia o che serie. No, c'è scritto movies, quindi è un film. Andiamo a vedere su internet Black Adam. Attenzione. Ah, con The Rock. Ragazzi, ma perché non mandarmi The Rock invece di mandarmi un personaggio secondario, dannazione. Va bene, sarà un personaggio comunque secondario, ma non principale come protagonista. Abbiamo questo qui, però, wow, è fatto benissimo! Wow, però posso dire, raga, i dettagli dei Funko Pop sono spaziali. Non conosco il film, è la prima volta che ne sento parlare, ma mi piace, mi affascina proprio come siano fatti i Funko, perché sono fatti proprio bene, mi piace collezionarli, quindi anche se li ho, alla fine va bene lo stesso. Ancora, questo! Oh, che bello, Star Wars! No, vabbè, questo conosco. Allora, questo è Fennec Shand, vabbè, io con i nomi. Comunque è l'edizione speciale di San Valentino. Oh, perché non mandarmi Grogu? Perché no? Perché, cioè, ragazzi, vabbè, mandano sempre quelli secondari. E perché non Luke Skywalker, dannazione. Comunque è bellissima. Cioè, è... perché? Stupendo. Anche questa, la testa che si muove, ha una base speciale. No, vabbè, raga, guardate. Guardate che bello, è tutto rosa. Non sapevo avessero fatto i Funko edizioni speciali di San Valentino. Bello, mamma mia, adoro. Siamo arrivati all'ultimo Funko, vabbè, lo prendiamo così. E chi è? Oh! Finalmente uno che conosco, ragazzi, uno che conosco. Non ci posso credere. Ragazzi, attenzione, abbiamo Bischi di Hunter x Hunter. Non ci posso credere, non ci posso credere, finalmente uno che conosco, ed è un anime e un manga, ovviamente. Ecco qua il personaggio, è bellissima, è stupenda, è fatta benissimo, è uguale, è proprio uguale. Foto 10, posso dire, vabbè, se conosci i film, ovviamente
Bellissimi. Quelli della Marvel sono spaziali, posso dire. Per chi è fan, questo è DC. Vabbè, posso dire per chi è fan, questi Funko sono perfetti. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso. Vi mando un bacione e un abbraccione. Noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!